Allora, siamo fuori qui, aspettiamo il taxi Sì, dovrebbe per essere qua. andare a visitare Pola, il centro di Pola. Andiamo a Pula. fare una gita così, una bella gita, tanto qua vicino, una mezza giornata, un paio di ore. Sì, che poi ceniamo anche E lì dopo troveremo stasera. sì, un posto dove chiediamo il taxista, il nostro amico, di Sì, fiducia Mario. ormai, Mario. Vediamo se Che... ci Eccolo che dà sta qualche arrivando. dritta per Sta arrivando Mario. Vediamo. cena. Ok. Eccoci qua, questo qua. Neanche la polo. L'anfiteatro romano, questo qua, no? Ah sì, Tipo il teatro. Colosseo, costruito proprio negli anni che è stato costruito più o meno il Colosseo, il primo secolo avanti Cristo, no? Sì. Difatti si vede una certa familiarità. Questa è la porta Gemina. La porta di Melina. Gemina. Dove avanti c'è un museo. Museo archeologico, se non sbaglio. Siamo in una via centrale di Pola. Una passeggiata dove c'è la movida di Pola. Questo è l'arco dei Sergi, no Ennio? È l'arco dei Sergi, Sì, beh, questo questo. qua, un altro simbolo di Pola. Siamo nel foro romano e lì c'è il tempio di Augusto. Visto? Giole? Questo qua è il foro romano, qui il tempio di Augusto, Davvero? che adesso sì, Ma il foro romano non era romano. è anche qua. Si è salvato perché è stato trasformato in chiesa, per quello si è trasformato questo tempio. Qua sono i resti di una vecchia, di un vecchio edificio dell'era romana, trovati qui in centro a Pola. Molto buono. Siamo al, come si chiama sto posto? Al municipio, no? Siamo Sì. dietro come si chiama lì? Piazza. Siamo dietro la piazza del Sì. Foro Romano, dietro la cosa di Augusto qua, la chiesa di Augusto, Palazzo di Augusto, come si chiama. Siamo in questo ristorante, ho messo qua a mangiare, tanto abbiamo preso delle cozze come antipasto, insalata di polipo, Un po' salato. un po' salato. Girano voci che si mangia molto bene qua. Sì, a quanto ho visto sì, è pieno di gente locale, quindi sì. Bene, è arrivato il pesce. Adesso ci daremo da fare a mangiare questo pesce che somiglia molto bene. Sto mangiando Che già è pesce? anche lui, sì. Lui ha il nasello, vero? Addirittura. Adesso vediamo il nostro punto critico, dai. È stata la cena, no? Abbiamo finito di mangiare la cena, è andata molto bene.
andato bene anche il conto. Tanto, siamo pieni. Siamo pieni, abbiamo portato il pantalone chiuso. Il pesce anche a casa. Salute. Pantalone all'estremo proprio. L'ultimo bottone. Allora, qua siamo di nuovo in piazza. Nella piazza principale dove c'è abbiamo preso qualche regalino oggi. Suonano, c'è un gruppo che suona, c'è un po' di musica. Facciamo due passi per digerire, perché sì, dopo rientriamo, prendiamo il nostro taxista, vediamo se riusciamo a trovare Mario di Mario, nuovo il nostro Mario, e Mario. Dopo torniamo indietro. La sera si è popolata di gente. L'anfiteatro di Pola, l'anfiteatro di Pola di notte, di sera, siamo ancora a sera. Sì, non so se rende dal video, ma... Sì, molto bello, rende abbastanza. C'è un concerto, sì. Siamo su un pedalò. Gita in pedalò. Pedalò, andiamo in un video di Brioni, che si da papà. 120 cune all'ora. Fa parte di una delle 14 isole di Brioni. Vediamo se riusciamo a raggiungerla. È Brioni minore? No, Brioni, no? Non so quale sia. Però andare. Cosa a fare? Brioni non sappiamo quale. Siamo diretti verso Brioni, non sappiamo quale. Vediamo se riusciamo. Attenzione. Ci manca poco. Sì, manca tantissimo. E ci ha appena beccato l'onda di un motoscafino che ci ha fatto traballare tutti, ma era tipo così, aspettate. Sì, più o meno. Niente, siamo quasi arrivati e continuiamo con il video appena saremo. Siamo arrivati all'isola. Siamo arrivati, Brioni, signori. Qua. Siamo arrivati, siamo partiti da laggiù. E siamo arrivati di qua. Siamo sempre sul pedalò. Vediamo se riesco a scendere. Okay. Magari una volta. Mamma mia. Credo che questo coso sia anche per tenere il pedalo fermo. Incastriamolo tra qualche roccia se riusciamo. Ciao Giorgi! Ciao! Ciao! Vediamo, aspetta. Oh! Adesso mi faccio un tuffo anch'io, perché ho voglia di farmi un tuffo. Ah, siamo arrivati in una delle 14 isole di Brioni. Siamo partiti da laggiù e siamo arrivati in questa isola col pedalò. In mezzo a tutte queste barche, così. Torno verso la spiaggia. Sì. Purtroppo. Andiamo. Saltiamo questa bellissima isola. C'è una bellissima acqua che non so se rende da qua. E stiamo tornando.
No, facciamo prima ancora un girettino. Sì, sì, siamo qua vicino proprio. E facciamo ancora un giretto, perché ci rimane ancora un quarto d'ora. E quindi facciamo ancora un giretto col pedalò. C'era da ballare, vediamo dove andiamo dalla barca. Aspettate, voglio fermarlo. Ok. Adesso ci arrivano. Vediamo. No, poca roba. Ha fatto poco questo. Non ha fatto troppo. Oddio. Ciao Adele. Ciao. Come va? Male. Male perché siamo partiti, siamo sulla via di ritorno. Le nostre ferie finiscono qua. Ci rimane un po' di strada da fare, però in due ore e mezza, dai. Tra un po' faremo la sosta anche per pranzo. E dopo. Sono sia triste che felice. Qua siamo fermati vicino al canale di Lem. Abbiamo fatto un po' di spesa, abbiamo preso un po' di olio, aglio, un po' di tutto. Liquori, gin, aglio, miele. Tanta roba, dai. Tutta roba locale, di un piccolo produttore qua, autoctono. Roba buona, perché abbiamo assaggiato, è roba buona. Sì, ci ho fatto tutto assaggiare. Qua siamo a Cittanova. Un ritorno, ferie finite. L'avevo già detto prima, che sono finite, ahimè, però ci rimane ancora qualche giorno, così per agosto abbiamo ancora qualche giorno, ancora qualche viaggetto da fare. Queste qua però sono quelle principali, quelle in cui va un certo tempo, quindi sono finite. Ancora 2 orette circa e saremo a casa, siamo ancora in Croazia, attraversiamo la Slovenia per poi arrivare in Italia. Caldissimo oggi. Molto caldo, per fortuna è ventilato, mm-hmm. Che ti fa riscegliere, sì,